Teheran, agosto 1968. Sono immagini singolari che abbiamo potuto cogliere solo dopo una lunga trattativa. Il motivo di tanto riserbo era più che giustificato. L'estrema semplicità del lavaggio faceva cadere anche l'ultimo velo di mistero che aleggiava intorno ai tappeti persiani. Acqua, sapone e grosse spazzole sono gli unici elementi che intervengono nella pulizia del tappeto. Il resto è affidato al calore del sole, che provvede all'asciugatura del tappeto appena lavato. Il verde della campagna compresa tra Melegnano e Vizzolo Predavissi fu senza dubbio uno dei motivi principali che spinse gli antichi romani a fondarvi un'importante stazione di approvvigionamento. Qui l'organizzazione Ebe ha fissato la propria sede di attività e di sviluppo in una zona industriale fra le più vivaci dell'Interland milanese e la più attenta a salvaguardare l'equilibrio ecologico delle campagne circostanti. La tecnologia avanzata impiegata nella pulitura e nella conservazione dei tappeti, oltre che delle pellicce e delle renne, ha fatto dell'organizzazione Ebe un complesso all'avanguardia nel settore. Resasi conto dell'inadeguatezza degli attuali servizi a disposizione dei consumatori in centri importanti come Milano, Torino, Genova, l'organizzazione Ebe, già specializzata in questo campo, ha realizzato il primo ed unico impianto completo in Italia per una moderna, razionale, scientifica e controllata pulizia dei tappeti. A una prima fase di battitura che rimuove dal tappeto ogni tipo di polvere, ne corrisponde una successiva di accurato lavaggio, una di strizzatura e un'ultima che provvede all'asciugatura. La centralina automatica effettua il dosaggio e il controllo degli ingredienti della soluzione detergente secondo le caratteristiche organolettiche delle fibre dei tappeti e delle tecniche di colorazione. Si realizza in tal modo un'accurata pulizia e un lavaggio a fondo. La risciacquatura viene eseguita da una serie di ugelli con azione a getto che elimina la soluzione detergente dal tappeto. Il tappeto passa in un sistema di rulli che ne esegue la strizzatura a pressione e a velocità regolate. Viene poi agganciato e alzato verticalmente verso la sala di essiccazione. Durante questa fase passa attraverso un gruppo di spazzole rotative che ne riattivano il pelo. Il tappeto attraversa diverse zone a temperatura graduata e decrescente. Sono queste le fasi più delicate di tutto il processo. Il grado di umidità della camera di essiccazione è tenuto sotto controllo da uno speciale dispositivo che mantiene un'umidità costante del 25%.
Tempo di permanenza nella camera di essiccazione 4-5 ore. Infine, il tappeto viene sottoposto ad un ultimo controllo con l'applicazione del marchio esclusivo di lavaggio Ebe Mor. Una speciale polizza assicurativa garantisce al cliente una totale copertura del valore del tappeto fino alla sua riconsegna. Nell'organizzazione Ebe, le tecniche più moderne hanno trovato nel tradizionale artigianato di un'equipe di esperti restauratori un alleato indispensabile per il trattamento più completo. Organizzazione Ebe, Vizzolo Predabissi, Milano.